Buongiorno a tutti, eccoci di nuovo qua in questa location, chiamiamola così, on the road. Dopo il video relativo al funzionamento delle torri di raffreddamento, avevo detto che avremmo fatto una serie di video relativi ai componenti delle torri di raffreddamento. In questo video vi voglio parlare del sistema di distribuzione nelle torri di raffreddamento, ovvero di quel sistema che distribuisce l'acqua sui pacchi di scambio. All'interno delle torri di raffreddamento prefabbricate, package di piccole dimensioni, di solito un sistema di distribuzione con un reticolo di tubazioni al quale sono collegati degli ugelli che spruzzano l'acqua sul pacco di riempimento. Gli ugelli possono essere di varia forma, come potete vedere in queste immagini, e sicuramente sono di diverse dimensioni in funzione della portata di acqua che dobbiamo distribuire sul pacco di scambio. La tendenza è quella di utilizzare degli ugelli che abbiano bassissime perdite di carico, coprono una buona area di distribuzione dell'acqua e siano al contempo anche anti-intasamento, ovvero non possono essere intasati da eventuali detriti o pulviscoli o sporcizia presente nell'acqua che viene ricircolata sulla torre di raffreddamento. I materiali tipici sono i materiali plastici, ma esistono anche ugelli, materiali metallici, solitamente in acciaio inossidabile, che vengono utilizzati soprattutto nelle grandi torri di raffreddamento realizzate in cemento armato. In queste torri di raffreddamento il sistema di distribuzione non è in pressione, vi sono dei canali aperti per cui è un sistema di distribuzione a gravità, dove a maggior ragione gli ugelli avranno delle dimensioni più grandi, perdite di carico ancora più ridotte per poter lavorare e distribuire l'acqua su una buona superficie anche in presenza di pressioni molto basse. Nelle torri package prefabbricate solitamente non abbiamo questi problemi, anzi tipicamente abbiamo delle pressioni d'ingresso anche piuttosto elevate che bisogna ridurre per evitare che un'eccessiva pressione crei una rosa di distribuzione dell'acqua poco uniforme e poco adeguata al pacco di riempimento. Esistono poi tipologie di ugelli particolari che fanno delle rose di distribuzione a più stadi, diciamo così, a triplice stadio, in modo da avere una perfetta distribuzione, ripeto la parola, dell'acqua sul pacco di riempimento. Perché è importante questo aspetto della distribuzione che ho sottolineato già più volte? Perché è evidente che per avere un buon rendimento della torre evaporativa è importante sicuramente l'aspetto della ventilazione, e andremo a vederlo in un altro video. È importante il pacco di riempimento, e anche qui sarà oggetto di un altro nostro video, ma è altresì importante che l'acqua si distribuisca correttamente. Infatti, quando si rompono questi ugelli o si staccano, possiamo notare che l'acqua non si distribuisce bene, non abbiamo una distribuzione a pioggia perfetta, e questo provoca dei rendimenti poco uniformi della torre o dei malfunzionamenti della torre, quindi con un rendimento scarso dal punto di vista del raffreddamento. Interessante questo argomento. Nei prossimi parleremo degli altri componenti.